In collaborazione con Camera di Commercio e dell'Industria Cantone Ticino, Gruppo Sicurezza e Gheri Rivestimenti. Internet ha rivoluzionato la nostra società e la nostra economia. Le informazioni, le interazioni e anche i commerci avvengono sempre più intensamente all'interno dello spazio cibernetico. Per capire quali siano i pericoli, la Camera di Commercio del Cantone Ticino ha organizzato l'incontro Cloud, Big Data e Cyber Security. E voi siete pronti ad affrontare un attacco informatico? Ma proprio nessuno può ritenersi al sicuro dagli attacchi cyber. Direi proprio nessuno, dal momento che accettiamo la digitalizzazione, dunque il lavorare su delle piattaforme, il condividere dei documenti, condivisione dei dati, nessuno è in protezione a questo problemi legati agli attacchi cyber. A chi mirano e quali sono gli obiettivi degli hacker? Bene, gli hacker, bisogna dimenticare l'immagine un po' romantica degli hacker considerati come degli studenti di informatica che dalle loro camere cercano di insidiare, entrare nelle reti informatiche. Giochiamo alla guerra termonucleare globale. Bene. D'accordo. Elencare gli obiettivi prioritari, prego. Chi vogliamo colpire per primo? Vediamo. Che te ne pare di Las Vegas? Las Vegas, ottimo! Gli hacker sono diventati delle bande, è diventata una criminalità organizzata e vanno a cercare di destabilizzare l'operatività delle aziende, delle industrie, prevalentemente grosse industrie, e a rubare dati per poter poi chiedere dei riscatti in criptovalute. Non è dunque più sufficiente disporre di un antivirus per aver garantita la sicurezza? Diciamo che l'antivirus è un buon inizio, però l'antivirus limitato a se stesso non serve assolutamente nulla. Quando si parla di sicurezza c'è un contesto legato alla sicurezza informatica in cui effettivamente è utile monitorare gli antivirus, aggiornare gli antivirus, controllare i firewall, eccetera. Però quando si va nell'ambito, nel settore della cyber security, allora lì bisogna analizzare tutti i vari processi interni all'azienda. Dunque è un'analisi dei rischi molto più ampio, perché va anche a consolidare o controllare quelli che sono i comportamenti dei lavoratori all'interno della nostra struttura. La nuvola, il cloud, dove salviamo molti dati sensibili, è davvero sicura? Sì, la nuvola, il cloud, è davvero sicura perché è costruita da società e aziende che usano i crismi allo stato dell'arte, curano questa infrastruttura informatica per garantire la massima sicurezza tecnico e tecnologica ai dati. È come un castello blindato e il problema quindi non è all'interno del castello, il problema è ai bordi, all'esterno, perché se poi le persone che si affidano all'utilizzo di questi servizi li utilizzano in modo improprio, inconsapevole e leggero, ecco che questo castello alla fine non diventa più blindato ma diventa di carta, quindi il fattore umano è davvero determinante. Quanto ne sanno davvero le aziende ticinesi? Recentemente la Camera di Commercio con la SUPSI ha svolto proprio sul territorio, una prima svizzera, un sondaggio. Molte aziende, industrie, pubbliche amministrazioni hanno partecipato, quindi un aspetto non trascurabile, hanno espresso come loro internamente gestiscono la sicurezza informatica e i risultati sono interessanti perché fa capire che c'è molto da fare. La cyber security in Ticino è ancora, ma come altrove, gestita e percepita come la classica sicurezza delle informazioni, basta avere un antivirus, un firewall, quindi
puramente tecnologica, tecnico-tecnologica, invece non è più così, è qualcosa di molto più resiliente, che è molto più interdisciplinare, che non riguarda solo i tecnici informatici, ma vanno dall'amministratore delegato alla segretaria, in modo continuo, giorno dopo giorno, perché gli attacchi informatici cambiano, sono resilienti e il fattore umano è determinante. La vostra azienda ha scelto di tutelarsi da potenziali intromissioni informatiche. Che significato dare a questo investimento? La società Casale è una società di ingegneria che opera in tutto il mondo e diciamo è una società di ingegneria molto basata sulle brevetti e su propri patents, per cui per noi è molto importante proteggere la proprietà intellettuale e quindi adottiamo molte tecnologie e degli approcci anche innovativi a volte per proteggere questa proprietà intellettuale. Ecco, ricerca, innovazione, tecnologie, dati sensibili, ma come fate a proteggere tutto? Proteggere tutto, diciamo che è una parola abbastanza grossa. Abbiamo degli approcci, diciamo così, più tradizionali, più classici, che sono quelli di utilizzare molti strati di protezione, che è un classico nella sicurezza informatica, a cui affianchiamo, a seguito dei nuovi tipi di minacce, affianchiamo delle tecnologie più innovative e anche delle misure non tecniche, che riguardano per esempio la formazione del professionale oppure il miglioramento di procedure interne che abbiamo. E stipulare una polizza assicurativa, chiamiamola così, cibernetica, è diventato imperativo per proteggersi dai crimini informatici? Sappiamo che le misure tecniche, le misure organizzative non bastano da solo per garantire una protezione totale e qui subentra l'assicurazione che prende in carico i rischi residui, quelli che appunto la tecnica e l'organizzazione non possono prendere in conto. Quando parliamo di rischi cyber dobbiamo considerare tutta una serie di situazioni dannose, tipo la perdita di reddito di un'azienda se dovesse bloccarsi il sistema IT, oppure un danno di reputazione. In un mondo molto interconnesso la reputazione è un valore da mantenere. Possiamo pensare anche alle frodi, ai ricatti e tutta una serie di problematiche che non possono essere messe sulle spalle di una società informatica, ma che vengono invece prese in carico dall'assicurazione. Salve, Joshua. Strano gioco. L'unica mossa vincente è non giocare. Che ne dice di una bella partita a scacchi? Cosa significa avere una competenza digitale per, diciamo così, evitare di cadere in trappola? Ma significa tante cose della verità, innanzitutto avere la competenza del mezzo che noi stiamo utilizzando, dello strumento, parliamo degli smartphone, dei tablet e via dicendo, quando ci troviamo in mobilità, sapere che i nostri comportamenti sono spesso e volentieri oggetto dell'attenzione di altrui, anche quando pubblichiamo qualche informazione solo per gli amici su Facebook, ad esempio, del resto navighiamo nella rete e trasmettiamo i nostri dati proprio con lo smartphone che contiene praticamente la nostra vita e ce la portiamo a spasso giorno dopo giorno. Questa è la competenza, principalmente quella. Poi chiaramente questa bisogna applicarla alla propria azienda, ai propri modelli di business e capire se siamo veramente digital leader, come si dice, o se siamo ancora dei follower, quindi devono ancora capire in che direzione muoversi. Senti, tu vuoi qualcosa da me e io qualcosa da te. Database difesa, cifratura 128 bit. Che ne dici? Impossibile? Niente, è impossibile. Bene, allora si può fare. Infiltrando un cavallo di Troia con un worm. Qualcosa del genere, cos'è? Un esame? Quasi. 45 secondi.
il nostro eroe. La sicurezza informatica è un tema che avete più volte affrontato con i manager. Come reagiscono gli imprenditori a queste iniziative? È effettivamente un tema caldo e sentito? Sì, assolutamente sì, direi. È un tema sempre più sentito. Noi abbiamo questo approccio come Camera di Commercio e dell'Industria, abbiamo questo approccio che è proprio improntato sulle esigenze degli imprenditori e dunque non appena ci arrivano delle richieste, chiaramente noi cerchiamo di dare delle risposte concrete. Quello che abbiamo fatto quest'anno e dunque già negli anni passati è sempre cercare di trattare sempre di più il tema della digitalizzazione nelle sue varie sfaccettature. Attraverso approfondimenti mirati, che passano attraverso i nostri diversi canali di informazione sui media, offrendo degli appuntamenti puntuali come quello di oggi e una formazione puntuale su alcune tematiche specifiche. Due facce della stessa medaglia, la digitalizzazione fornisce tantissime opportunità ma nasconde anche delle insidie, ecco perché è importante continuare a parlarne. Beh sì, è un tema che ci accompagnerà per tantissimi anni, quindi non è un una tantum che si può discutere una volta e poi la cosa finisce lì. Ci sono veramente molte possibilità di sviluppo, ci sono dei rischi di sicurezza che non possono essere sottovalutati, quindi è importante continuare a discuterne per capire quali sono anche le evoluzioni in termini di sicurezza, visto che gli standard cambiano continuamente, quasi quotidianamente. È un confronto tra esperti, tra aziende, tra specialisti informatici, è molto importante per poter rimanere sempre al top dello sviluppo. Visto che non è la prima iniziativa in questo senso, le sembra che gli imprenditori, le aziende siano ogni volta un pochino più informati, più pronti, anche più interessati? Ma io credo che nel confronto internazionale e intercantonale non siamo messi male in quanto a sensibilità verso la problematica. Questo è emerso anche da nostre inchieste che abbiamo condotto presso le aziende ticinesi, quindi sono abbastanza ottimista. Poi è vero che gli imprenditori hanno tantissimi impegni e devono pensare al loro business avanti tutto e a volte il tema della sicurezza non è magari la prima priorità e su questo noi lavoriamo per far comprendere che invece è un elemento strategico proprio dell'attività aziendale. In collaborazione con Camera di Commercio e dell'Industria Cantone Ticino, Gruppo Sicurezza e Gheri Rivestimenti.